fare una sorta di challenge che ha iniziato Eleonora del canale The Lady, ovvero la full face using only Italian brands, makeup brands, in cui in pratica devo appunto truccarmi utilizzando solo prodotti di brand italiani. E in realtà ho scoperto che più o meno avevo già tutto, mi mancava solo il correttore che sono andata prontamente a comprare, vedrete quale nel video. Trovo che sia un'idea molto carina anche perché in effetti ci sta a supportare anche i nostri compatrioti e i brand italiani, che di cui tra l'altro ce ne sono veramente moltissimi, che secondo me a parte stanno spaccando tantissimo, tipo Nabla, Neve, Cosmetics, sono brand che comunque stanno prendendo piede veramente molto velocemente e molto bene, e mi fa molto piacere tra l'altro. Però comunque ci sta che magari veniate a conoscenza o di brand che non sapevate fossero italiani, oppure di brand che non avete mai utilizzato. E niente, io spero che questo video vi piaccia e vi intrattenga. Se così lasciate un like, iscrivetevi al canale e vi lascio il video. Parto subito da una crema, questa è di Bottega Verde ed è al Rosa Mosquita del Cile. Moscheta, moschita, non lo so. È in realtà una crema notte, però mi piace molto perché è straidratante e dato che io la pelle è molto secca, almeno mi lascia... Cioè me la sono messa nell'occhio. Ah... Almeno me la lascia molto molto morbida e non la sento secca come al solito che tira. Come primer ne vado a usare uno che in realtà non è un primer, effettivamente è una CC cream di Kiko, e praticamente ha un po' l'effetto che fa il Professional di Benefit, ovvero va praticamente a riempire i pori della pelle e lasciandola levigatissima. Questa zona T io ce l'ho molto... c'ho dei crateri al posto dei pori. In questo modo va a camuffare e a diciamo un po' sfumare la zona in modo che non si vedano troppo. In più la tiene anche opacizzata tutto il giorno. Passando al fondotinta, io ho questo Universal Fit Hydrating Foundation di Kiko che mi ricordo utilizzavo tantissimo 6-7 mesi fa. Poi ne ho comprati altri, ne ho provati altri e questo proprio non l'ho mai più usato. Però ne ho uno nuovo da finire, proprio da aprire, infatti lo apro in modo visione. Ne ho anche un altro, un fondotinta minerale di Neve, però è un pochino chiaro, infatti dopo vi faccio vedere, lo uso più che altro per settare la parte sotto gli occhi. Sinceramente pennelli di marche italiane non ne ho. Ovviamente la Neve Cosmetics ne fa, brand che ne facciano non lo so, fatto sta che... io non ne ho e quindi purtroppo non li posso usare. Ovviamente questo è uno di quei fondotinta che bisogna assolutamente fissare perché come vedete è molto lucido e però è fatto apposta, è idratante. Mi piace, ci sta. Come correttore ammetto di non aver avuto nessun correttore di marchi italiani, quindi sono andata stamattina in farmacia e ho comprato questo qua della Astra, che come sapete è una marca italiana ed è uno di quelli ad alta coprenza, e ho preso questo e non magari uno in stick eccetera perché mi danno l'idea di essere effettivamente molto più coprenti degli altri, e ne volevo uno proprio per le occhiaie. Questo qua è lievemente giallo e in questo modo dovrei riuscire a coprire per bene le mie occhiaie se trovo un pennello. Ovviamente userò questo anche come primer per gli occhi perché non ho un primer nessuna marca. Non è male, è coprente direi. Sinceramente non vi so proprio dire se dura, se va nelle pieghe, boh, lo scoprirò oggi direi. E adesso vado appunto a settarlo con questo High Coverage Mineral Foundation di Neve Cosmetics, questa è la tonalità Fair Neutral ed è ovviamente molto molto chiaro, appunto è meglio utilizzarlo come powder per fissare tutta la zona sotto gli occhi, e in più essendo molto chiara mi fa anche da illuminante praticamente per andare a dare un po' di vita e profondità al viso. Voilà, sono andata abbastanza a schiarire dove volevo essere un po' più illuminata. Adesso il resto del viso lo vado a fissare con la Cipria Surreale Translucent Mineral Powder, sempre di Neve Cosmetics. Passo un po' di nuovo la spugnetta bagnata per eliminare un pochino l'effetto cake che mi si sta creando tutto in sta zona, perché mi sa che quel correttore non è proprio l'ideale. Passo magari a scaldare un pochino il viso perché sembra un fantasma e utilizzo la Bronze Skin Powder di Astra. È una terra né fredda né calda, a me piace veramente tanto proprio per questo, perché non è troppo aranciata ma non è neanche troppo grigia, e vado semplicemente a fare un po' di bronzing in giro per il viso, così diamo una dimensione a questa faccia. Non ho nessun prodotto per il contouring, però in realtà io non è che faccio il contouring tutti i giorni, cioè a volte mi piace anche solo usare un pochino appunto di bronzer
dare dimensione al viso senza stare a scolpirlo più di tanto. Ora passo le sopracciglia e sono contenta perché posso utilizzare questi prodotti di Nabla, Brow Divine e Brow Pot. Sono tutte e due nella tonalità Neptune, che sono un po' più scuri della Venus che ho usato in un video, perché non lo so, oggi è feel darker. Queste già ve ne ho parlato appunto nel video in cui ve le ho mostrate, mi piacciono veramente un casino perché la punta di questa matita è ultra sottile, quindi permette di essere molto molto precisi, e i brow pot hanno colori proprio pienissimi, quindi con poche passate si riescono a fare veramente delle sopracciglia fighissime. In realtà come primer ho cambiato idea perché ho deciso di usare una base di Shaka, della marca Shaka, e un matitone ombretto che non ha bisogno di avere un primer perché è già molto cremoso, e lo vado a stendere su tutta la palpebra. Questo qua è di un bel lilla perlato, si chiama Maxi Matita Occhi 4 Romantic. Lo utilizzo proprio solo come base, poi andrò sopra con un ombretto simile di Neve Cosmetics. Voilà. Adesso utilizzo appunto questo ombretto di Neve Cosmetics e il colore Chiffon, mi piace tantissimo, è tipo un rosa antico perlato, molto simile al matitone, e lo vado a picchiettare direttamente sulla palpebra. Eccolo, come vedete, veramente veramente bellissimo questo colore, anzi con una base sotto viene anche fuori più violaceo che lilla. Diciamo che questi ombretti sono molto particolari perché a seconda della base che si va a mettere sotto hanno proprio colori e effetti diversi. Invece nella piega voglio dare un po' di profondità con questo ombretto di We Makeup, e questo qua è il loro As Eyeshadow Ombretto nel colore by Xamov, ed è appunto questo violettino che è molto stratificabile. Adesso io voglio dare proprio solo un tocco di profondità al look, quindi non voglio esagerare, non voglio renderlo troppo scuro. Però volendo si può aumentare l'effetto fino a farlo diventare proprio il colore pieno e viola che c'è qua, che è molto bello tra l'altro. Ora voglio schiarire un pochino in realtà l'interno dell'occhio, e per farlo utilizzo questo duo di Kiko, questa parte più chiara. Lo uso anche sull'arcata sopraccigliare, penso lo userò anche come illuminante perché non ne ho uno, e sapete che io senza illuminante non vivo. E poi uso il marrone di questo duo e vado giusto a dare un po' di profondità qua, in maniera molto più precisa del viola. Adesso finalmente vado a mettere l'eyeliner e metto questo qua di Shaka, che è un eyeliner liquido, però poi lo vado ad aggiustare con quello di We Makeup, che è un eyeliner in crema con il pennellino che è un po' più preciso. Ora metto il mascara Volumize Active Mascara di Kiko, che sinceramente dopo aver provato il Lash Sensational di Maybelline, però non è un mascara terribile, per carità. Il pettinino spazzola bene le ciglia, per cui non si vengono a creare dei grumi. Voilà. Adesso cosa mi manca? Il blush, l'illuminante, poi volevo fare le lentiggini in realtà con il coso delle sopracciglia di Nabla. Le faccio subito velocemente, sempre lo stesso colore, sempre lo stesso pennellino. Come blush volevo utilizzare quello di Neve Cosmetics, questo qua è il Flame Tree, e non ve l'ho mai fatto vedere, avevo fatto vedere Urban Fairy, che appunto avevo usato in qualche video, invece questo non ve l'ho mai fatto vedere, ed è super figo perché è tipo corallo come colore e ce ne va veramente molto meno di quanto io ne sto prendendo, ce ne va pochissimo perché è ultra pigmentato, quindi non dovete esagerare altrimenti vi fa una bella chiazza. E io lo prendo con questo pennello di Real Techniques che è ultra fluffy e quindi lo disperde per bene, perché altrimenti è esagerato. E vado a dare un po' di colore. Come illuminante utilizzo appunto quell'ombretto lì di Kiko che ho usato sugli occhi, questa parte qua, e vado a metterla sugli zigomi. Dai, non è malissimo, eh? Un
po' dorato, però ci sta. Sulle labbra ho veramente l'imbarazzo della scelta, perché posso andare su toni più chiari e più nude, per esempio questo qua di We Makeup, o questo qua che in realtà non è tanto nude, di Wycon, è proprio un rosa molto carino tra l'altro. Questo qua l'ho messo giusto nell'ultimo video, quindi non mi va di usarlo. Questo rossetto di Wycon, che è molto molto carino tra l'altro, forse ci sta pure bene, ci sta molto bene, forse questo sta vincendo. E mi piace moltissimo tra l'altro questo rossetto. Questo qua di Pupa, però... Altrimenti ho questo qua di Kiko, che però secondo me non ci sta tanto bene. No, mi sa che vado su quello lì di Wycon, Pure Color numero 425, che ha una texture veramente bellissima. Il colore a me piace veramente un botto, adesso lo vedrete e ditemi voi se vi piace. Direi ottima scelta. E voilà, questo era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto e che vi abbia intrattenuto. E se siete arrivati a questo punto del video, commentate con baby blu, perché questo sfondo è molto molto baby blu e mi piace un sacco. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi per non perdere i prossimi video, e noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out. Nelle puntate precedenti mi si è addormentata la gamba. Che sensazione terribile, non sembra la mia. Ah, le formiche alla gamba. Ah.